è fanno di russo di te oppure fanno di mandorla? Perché sono mina in contrastanza, fanno di mandorla del libro in no, bombe. Ciao. Addio, cioè, ero a terra, non ho visto. Sì, mi sono allungato la palla, mi ho preso. E... poi non ho visto la palla che c'è presa la colorazione, ero per terra. Ho sentito solo il fischio e ho pensato di prendere la palla. Il mister diceva, parlava di questa erba alta che ha dato noi. Ha detto proprio noi nel primo tempo l'erba alta, oppure ha dato un qualcosa in più che... Sì, no, comunque col nostro gioco, sempre palla a terra, il campo è importante. Però Mario Custode ci lavora tutte le settimane, ogni giorno. Oggi c'era questo piccolo problemino, però non potevamo comunque farci condizionare da questo. E per il nostro gioco è importante, però la palla andava comunque. Sì, sì. Volevi battere il rigore? Ho visto. Sì, me la sentivo, poi cioè, per me era importante perché sì, a livello mentale comunque sto rientrando da un infortunio, magari poteva darmi anche una mano, però il mister decide, sono contento del Tripoli, ha fatto gol perché si è ripreso la partita. Come ti senti, perché uscita appunto sto rientrando, che percentuale di forma ti senti? No, io sto sempre meglio anche grazie ai nostri massaggiatori, Giampaolo, Lorenzo, Dottoni. Adesso non ti saprei dare una percentuale, però io valgo giorno per giorno e sto sempre meglio. Sì. Come ti senti, partita difficile, perché come a Forlì si prende il gol alla fine del primo tempo, da poco un minuto, l'una delle sporadiche uscite della squadra avversaria, quindi andate con giramento di scatole degli spogliatori, con la paura di non poter recuperare, e poi al secondo tempo, tutt'anima nel cuore, siete riusciti proprio a vincere, e anche potevate anche segnare il terzo gol con Falserano dal dischetto del rigore. Io ho sempre detto che il risultato la domenica sta tutto a noi, sta tutta la Pistoiese. E capitano queste partite che il primo tempo comunque sia fai una partita normale, non rischia nulla, la prima occasione pigliamo gol. L'ho sempre detto, continuo a ribadirlo. Però allo stesso tempo siamo sempre noi le sorti del gioco, cioè a cambiare le sorti del gioco, si vede sempre nel secondo tempo quando pigliamo il primo schiaffo. Cerca di ribattere la situazione. A Forlì non è successo questo, oggi è capitato che si è riusciti a far gol. E, ripeto, sta sempre a noi. È una cosa brutta, giustamente ogni volta dobbiamo pigliare sempre il primo schiaffo per poi darci una mossa e mettere in piedi la partita. È stata una mia impressione, forse dalla tribuna si legge un peggio chiaramente che dal campo, ho perso la metà del primo tempo. Avevate già la bocca aperta, l'affanno, ma non per il caldo, è stata una mia impressione oppure no? No, non è vero, cioè, non è vero perché se poi andiamo a vedere... Al secondo tempo si è riusciti a venire fuori. Sembrava così, a te che io ho detto... No, sai cos'è? Se andiamo a analizzare la partita, andiamo a vedere la partita da prima all'ultimo minuto, corriamo sempre il doppio degli altri. Solo, come ho sempre detto, facciamo sempre fatica a raccogliere quello che di buono stiamo seminando, non riusciamo a raccogliere i frutti che durante la partita creiamo, giochiamo, facciamo, corriamo più degli altri, però non riusciamo mai, cioè se vai a vedere oggi abbiamo avuto di nuovo due o tre palle gol, da cui il palo di Romeo di testa, a prima palla in aria pigliamo gol. E questa per ora è l'analisi che in queste otto partite ci facciamo, cioè, entriamo allo spogliatoio e ci diciamo è possibile ogni volta che capita così. Ripeto, a Forlì la palla non voleva entrare, oggi per fortuna siamo riusciti a metterla dentro il secondo tempo e mi ha portato un risultato a casa. E ora cerchiamo di dare questa continuità interna, che non si può ritardare. Beh, è quello che ci sta mancando, non tanto se è fuori in casa, quello che è la continuità che ci sta mancando. Lì c'è un tabellone che il mister ci fece tempo fa prima di Forlì e sinceramente è la verità, non riusciamo mai a avere continuità. Ripeto, secondo me è una squadra che, come ho detto prima ai vostri colleghi, è creata da zero, da nulla. Gente ha giocato di nuovi, dobbiamo prima possibile cercare di conoscerci meglio possibile e cercare di portare più punti a casa. E l'obiettivo minimo, il primo obiettivo della Pistoiese Calcio è arrivare ai 42 punti. Ne mancano 31,
speriamo di arrivarci prima possibile, poi vediamo cosa ne viene fuori. Verma? Che ne ha capito, ormai. Leva che senso? No, Leva dice è stata la metà davanti, Leva è troppo alta. No, non siamo cercalliste, scuse, no. Non è questo che... Perché se... detto mister. Beh, sinceramente, confronto... Anche io avevo questa impressione, però... Confronto alle altre partite, sinceramente il campo è l'Ember è un po' più alto del solito, però non penso che cambia la prestazione. È normale. È normale. Siamo in un periodo che bisogna fare tutto... nel modo giusto, avere anche quel campo alle perfette condizioni ci può aiutare, però non è una scusante se il primo tempo abbiamo preso gol e secondo.